E ciao bellissimi, notizie meravigliose dopo tutto il panico che si è creato. Prendo il log per annunciarvi che sono tornati sui loro passi e i livelli 14 ci saranno e anche secondo me è giusto che ci siano a sto punto. Però, dato che hanno fatto l'errore di Slash Royale eccetera, se sono pure scusati, non so se avete capito che cosa hanno rilasciato. Io ve l'ho detto, aspettate, calmi. La Supercell gestirà tutto. Tutti quelli che hanno le carte di livello 11 adesso, dopo l'aggiornamento, si ritroveranno con carte di livello 11 epiche più 10. Quindi non saranno livello 11 senza carte. Livello 12, tutta quella roba lì. Livello 13, tutta questa roba. Questo che sta a significare? Innanzitutto di lasciare un like, iscrivervi perché ne mancano solamente 80.000 per l'1,70. Il 45% non sono iscritti, iscrivetevi gratis attivando la campanella. Fidatevi e iscrivetevi. Codici Crax in the shop. Tutti quelli che hanno le carte maxate si ritroveranno con più carte, perché praticamente ti vengono ridistribuite con le differenze post aggiornamento. Vi ricordate quando vi dicevo non mi conviene fare il mago zap a livello 13 perché mi costa 20 leggendarie e dopo l'aggiornamento mi costerebbe 10 leggendarie? Ebbene sì, a me stasera mi conviene fare il mago zap perché sì, lo pago 20 leggendarie, ma dopo l'aggiornamento me ne becco 14 di più e quindi sto già parecchio avanti per il livello 14. Allora io stasera farò il mago zap e magari datemi un consiglio se posso andare a fare anche eventualmente il Gran Cavaliere, perché tra le carte che posso maxare leggendarie c'ho pure il Gran Cavaliere con 20. Un cinquantello, 50 cappini ce li potrei pure buttare. Datemi il vostro parere. Tornando un attimo qua, questo che sta a significare che tutte quante le mie carte rare maxate si ritroveranno, spawneranno post aggiornamento con 550. Quindi posso utilizzare Jolly e maxare instant due carte rare. Poi ci butto i soldi e le porto al 14. Roba seria. Questa è una super via di mezzo. Sono molto contento che siano tornati sui loro passi. E quindi, giusto, per quelli che hanno tutto l'account full max, tutto max, si ritroveranno con tutte le comuni livello 13, ma con già 2500 carte comuni, tutte le rare livello 13 con già 550 carte rare, tutte le carte epiche livello 13 con 160, tutte le carte leggendarie con già 14 carte leggendarie. Tra l'altro, se so pure scusati di aver messo prima Slash Royale rispetto al livello 14, se avessero messo tutte e due le cose contemporaneamente sarebbe stata ancora meglio, sarebbe stato migliore. Tornando indietro, vi dico pure un'altra cosa, boys, dopo questo big news, questa big news aggiornamento, se andate sul livello 14 in arrivo e scendete sotto e cliccate su tocca qui, vi porta su questa pagina dove andrete ad inserire il vostro tag e vi dirà che tipo di livello sarete post aggiornamento. Grax ce l'ha fatto e sarò, ragazzi, un livello 14, bellissimo, post aggiornamento e partiremo a bomba con tutti i potenziamenti. Io sto in hype e ripeto ancora dell'aggiornamento, non è uscito nulla, quindi iscrivetevi, campanella, codice Grax, un consiglio. Io adesso vado a fare, ritornando anch'io sui miei passi, il mago zappino, così tutti quanti i deck, questi qua di livello 13, me li ritroverò già a metà strada perché sono tutti maxati tranne il mago zappino. E si gode. Andiamo sul mago zappino. Gli vado a dare i 5 jolly. Sbam. Lo maxiamo pagando la metà, quindi il 50%. E top. Post aggiornamento più 14. Ma quanto sarà bello il domatore con 550 carte. 50 cappini. Stregoncino elettrico. Si gode. Maxato. Prima dell'aggiornamento avrò tutti i deck maxati. No, ce l'ho già adesso tutti i deck maxati. Si gode. Ieri ho fatto 4 vittorie. Stasera grossi schiaffi. Andiamo. Domadorino. Partiamo col 2.8. Ah, ho risistemato i deck war. Adesso c'ho il 2.8. Ho tolto il cavaliere. Ho messo la valchiria. Tra l'altro potrei anche andare a fare la valchiria gold. Cose mistiche. Livello 12. Meraviglioso. Andiamo subito al domatore. L'ho messo già male, ma vabbè. E ho messo, se non ricordo male, la snopalla sul deck del pack. A differenza della zap sul deck dei principi, ho fatto uno scambietto tattico, tanto lo vedrete durante il video. Buona la Pyro, Gran Cavaliere di livello 13. Anche lui si ritroverà il Gran Cavaliere con 14 carte per poi portarlo a livello 14. Sta notizia, ragazzi, è meravigliosa, eh? Tanta roba. Sono veramente contento. Considerate, io
diciamo, già aveva assimilato i livelli 13 da no jamming quale ero. Qui non l'ho giocata bene, però ci tiro un log. Fatemi togliere instant ermago. L'abbiamo gestita. Costa a giocarla qua. Che sfiga però, raga. Porca paletta, che sfiga. Do mette la Terry, ma ha sfondato la torre. Ho difeso, ma insomma, tirando quel log sul mago, non sono andato bene. Basta, adesso basta chiacchiere. Devo giocare. Non ho più Elisir. Domatore. Te prego, Grax, non fa figuracce. Livello 12, stai con 2.6. Ho perso malissimo. Posso dire di aver perso malissimo. Io qua metto una Valchiria laterale, così piano piano li killo tutti. Tiè, buttali giù, fratellina. Fratellina Valchiria. Diciamo che l'inizio fa abbastanza schifo. Mi ricorda quel classico video dove vi ho spiegato Tech War e poi l'ho perse tutte. Ma è la prima partita. Ne mancano 4. E la cavalcata è lunga. Grax è pieno di risorse, lo sapete meglio di me. Molto spesso vi ho stupito sia, diciamo, in positivo che in negativo col non ridete, eccetera. E già vi dico che quel mago mi butterà probabilmente giù la torre. Provo ad improvvisare. E quel mago mi viene a pizza la torre. E non ho fatto neanche una hit sulla torre avversaria. Allora, la situazione è tragicomica. Ma non ci butta giù niente, perché è solo la prima partita. Era meglio il cavaliere. Sto scherzando, era meglio la Valchiria. So io, ragazzi, che non ho le mani per giocare. But zitti tutti. C'è il gran cavaliere. Dove voglio andare? È inutile che cerchi, diciamo, delle scuse, Grax. Hai fatto un poco schifo. Questo c'ha le frecce. Non posso neanche valorizzare la pirotecnica. Danni su danni su danni. Buono quel congelino. Buono quel tronchetto. Tiè, piglia del tronco, frate. Spero vi faccia piacere. Grax mostra il tronco. Non pensate male. Suonava veramente malissimo. Però, ragazzi, sto cercando di improvvisare con il commentary, perché ho fatto veramente schifo. Prima partita da buttare. A noi non va bene. Andiamo al volo con il secondo match. E qui vi stupirò, perché sfodererò il mio mago zap maxato. Questo video c'ha tanti, diciamo, spunti maliziosi, ma fuori legge. Se parte, tutto max. Nel dubbio mi dissocio. E ve l'ho detto che devo sfoderare le mie qualità. Buono quel pecca. Ok, potrei anche ripartire. E io riparto. Tanto il gran cavaliere ce l'aveva prima. Non può avere due gran cavalieri. Brutto quel pecca, però. Dai, una bottarella. Vabbè, il barbaro tira una hit. Credo sia pecca versus pecca. Sperando che lui non abbia. Questo è un big problems. Perché devo snowballare. C'ha pure la congi? C'ha pure la congi? Ha già preso un botto di danni. E sei! Cavolo, sto livello 12 è un fenomeno. Ma che abbiacca chi sei? Ma quanto sei forte? Buona la zap. Dashing e si vola. No, no, ragazzi, la partita è mia. Questa è mia. Questa è mia. Ve lo dico, il duello non lo perdo, perché mi servono le monete per maxare magari anche il gran cavaliere. Ve la butto là. Mi prenderò quelle 14 carte. Lo farò. E credo proprio di andare con un fantasmello. Molto umile. Tra l'altro, alla fine, l'investimento sul fantasmello è stato top. Bravo, Grax. Vedete, raga, quanto sono lungimirante. Fantasmello. Bella giocata per lui. Molto difficile per me andare a difendere questa situazione. E provare a mettere pecca. Io ho messo pecca. E pecca a togliere boscaiolo. E attenzione, qui avrei preso tanto danno. Ma io credo avere fatto una bella congelamento. E attenzione, zap. Non riuscire a tare. Io mettere fuori legge. E andare su torre sinistra. Lui mettere pecca. Non lo so se mettere pecca. Bene. Il Grax russo funziona sempre nei momenti di difficoltà. Togli il boscaiolo. Dagli le push sulla destra. Metti quello che ti pare. Mamma mia, ragazzi. Ce la giochiamo sull'ultima partita. Attenzione. Buoni quei danni. Buono quel pecca. Buono lo stregoncello zap. Metti quello che ti pare. Puoi prendermi anche una torre. Vado dall'altra parte. Me ne frega niente. Zappa tutto. Io qua parto, ragazzi. Qua parto. Si parte. Si parte. Subito la veleno. Mamma mia, ragazzi. Sto a 3000,
Oh no 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 non mi piace quella cosa, non mi piace. Giù, dagli Peck, eh. No, non mi piace quella cosa, ragazzi. No, quella cosa non mi piace. Devo andare a torre, devo andare a torre. Devo andare a torre. Il Pekka non delude mai. Bono quer Pekka. Adesso. Partita decisiva. È tosta, ragazzi. Deck de ciccio o deck gigante? Il deck de ciccio me lo gioco one shot sulla partita singola. Il deck dei principi potrebbe essere tanta roba contro le torri di livello 12. Attenzione, mega sgherro. Si decide tutto qua. L'esito del canale. Ma quella zappa l'ammazzo? Non lo so, raga. Nel dubbio. Non mi dir sombrero, eh. Ah, pensavo. Attenzione, perché al terzo deck lui c'ha le carte de carta pesta. E quindi il godimento è alle stalle. Diciamo che ho messo una terremoto. Una terremoto, a parte, vabbè, i miei problemi con i nomi delle carte, eccetera. Ho messo una tornado con i piedi, però shh, non lo dite a nessuno. La cosa migliore qua da fare penso sia zappare, firepallare. Instant firepall. Sì, la firepall è stata molto buona. Peccato che perdo Air Prince. E lì c'è sta Mike Tyson di livello 13 che fa dei danni strepitosi. Però GG per noi. Non ridete, eh. Non ridete per quella tornado, perché non siete assolutamente nella condizione di poter ridere delle mie malefatte. Attenzione! Mi sono fatto perdonare. Mi sono fatto perdonare. Ma lui c'ha le carte del Monopoli e io sto comunque perdendo. Vista la situazione. Quella la lascio entrare. Me ne frega niente. Devo ripartire. Anche se mi arriva un trecentello. Va bene. Gigante. Livello 13. Di sicuro non è un video dove faccio 4 vittorie perché ho perso la prima. Però potrei comunque portare a casa un bel bottino succulento. First principe. Attenzione. Second principe. Se parte. Metti la strega, metti la strega, metti la strega, metti la strega, metti la strega! Dagli le strega! No! Ma quello chi è? Ma che c'entra quello? No! Ma su quale cosa non significa niente? Ma come? Ferma tutto! C'ho paura. Questo momento sono nel panico più totale. Attenzione. Ha sprecato tanto in attacco, eh. Anche questo è vero. Tiragli una botta, tiragli una botta, tiragli una botta. It's the time to partire. Dagli casse, dagli casse. Ma come pure la fulmine? Non esiste, non esiste. Vai gigante, vai gigante, vai gigante. Devo far pallare, raga, devo far pallare. Vai. No! È tosta, ragazzi. Sto sudando freddo. E mo quello come... No, raga, non ci credo. Ebbene sì, ragazzi. Con il deck doppi principi non vado un granché bene. Non ridete. Ve prego, non ridete, perché era un deck un po' folle. Però c'aveva le carte veramente, ragazzi, fatte con i sassolini. È andata male. È andata male. Attenzione, fortuna, una soddisfazione il deck col Mago Zap. Rifacciamoci col deck de ciccio. Ma perché quando registro devo fare ste figuracce e poi ieri fai 4 win? Non mi merito il tronco, non mi merito il tronco. Non ci sta niente da ridere, calmi. Ma non mi aspettavo il gigante elettrico, quell'affare lì non me l'aspettavo. Immaginate il 14 quanto sarà forte, bruttissimo da gestire. Allora, Garage Racing. Che mi invento mo qui. Se questo c'è Rocket, io cestino il video, ve lo dico. Ve lo dico, eh. Non so che fare mai nella vita. Butto un Drago Infernal.
Il golem dell'Isir, dove sta? Su un altro deck l'ho messo. Non ce l'ho messo. Non ci sta il golem dell'Isir. Questo c'è Armago già malissimo. Già partiamo malissimo. Mo che mi invento io qui? C'è dire frecce, che faccio? Tirami una bottarella, dai, una bottarella, una bottarella. Questo c'ha Rocket sicuro. No, non mi dissocio, ragazzi. Allora, non mi venite a dire, Grax, non te devi difendere. C'avevo il golem di Elisir, probabilmente non ci stava. Questo c'ha Rocket palese. Questo è il classico deck Rocket. Io non posso fare niente, ho perso la torre. Se c'ha Rocket, io chiudo il video, non vedete la fine, ve lo dico, eh. Se questo deck ha il Rocket, non vedete la fine. E ve saluto in anticipo, ve lo sto dicendo. Ve lo sto palesemente dicendo in anticipo. Mi serve una frecciata, ma c'è Armago, regà. C'è Armago, porca paletta, c'è Armago, ragazzi. Allora, mi prende l'abitudine di non fare il video war post giornata dove faccio 4 win. Non lo devo fare. Cioè, non è possibile che una volta fai 4 vittorie, la volta dopo so schiaffi. Comunque, spero di avervi strappato una risata. Oggi Grax in battaglia non è andato tanto bene. Però ho vinto con la carta maxata e questo mi rincuora. Vi chiedo un like, l'iscrizione alla campanella, domani andremo un pochino meglio. Date un'occhiata ragazzi a sta roba perché è veramente uno spettacolo. Ci rifaremo con la sfida. Un bacio e iscrivetevi, campanella, codice Grax, eccetera. Ah, giusto. Ecco, questo è l'oro che avrei dovuto fare in War. Me lo so preso qui. Ok. Sono andato bene. Ciao.